acqua. C'è una somiglianza molto forte fra i progetti di Gelli e l'attuale riforma di Renzi. E le due somiglianze importanti sono certamente nel merito e nella filosofia politica, come dire, governista, esecutivista, nel rifiuto della nella diminuzione di peso della rappresentanza rispetto al momento della decisione, che è riservato sempre più a un nucleo ristretto intorno al capo. Il monocameralismo accompagnato da una legge maggioritaria in sede elettorale, ma soprattutto c'è una somiglianza di metodo. Noi abbiamo avuto per 70 anni una Costituzione di garanzia che è stata votata dall'83% dell'Assemblea Costituente e che era un patto costituzionale fra le maggiori correnti politiche del Paese che ha retto. Con la riforma, con le proposte di Gelli e ora la riforma di Renzi, non siamo più di fronte a un patto costituzionale, perché c'è un solo soggetto che ha imposto la sua Costituzione. Siamo di fronte a una Costituzione impositiva, nella quale chi, peraltro grazie a una legge dichiarata incostituzionale, si trova ad avere la maggioranza in mano, stravolge la Costituzione esistente e la impone agli altri, impone le regole del gioco a tutti gli altri. La differenza, per esempio, è nella dominante finanziaria, per cui il progetto è sempre quello di reprimere la conflittualità sociale e tutelare un'idea del potere in mano ad elite. Sono progetti di natura elitaria, oligarchica, ma in contesti diversi. La nostra elite oggi è molto più finanziaria di quando era ai tempi di Gelli e poi per altri versi si fa i conti con una governance mondiale molto più complessa e infatti essenzialmente questa è una Costituzione molto funzionalizzata al modello di ordine mondiale neoliberista. Quello di Gelli era il mondo del bipolarismo, era pensato politicamente molto più in funzione del contrasto all'Unione Sovietica. Che qui invece la dominante non c'è un problema di bipolarismo, c'è un problema di difesa a oltranza del sistema di potere incentrato intorno alla finanza Wall Street, nonostante la crisi, e all'impedire che ci sia una conflittualità sociale che modifichi questo modello di organizzazione del potere. Renzi è uomo d'azione, non più che di pensiero, e non spreca il suo tempo in inutili letture, preferisce decidere e agire. E quindi io non credo che sia neanche consapevole di quello che sta facendo fino in fondo.